buona domenica. Ciao Beatrice, allora banda della LTP VAP, quindi giocatrice di Serie C. Intanto, come stai? Mi hanno detto che hai avuto problemi nella caviglia e sei anche un po' costipata. Ti stai riprendendo? Sto seguendo una terapia, tuttavia il male continua a persistere. Ma ti stai allenando? Sì. Ok, sono stata ferma durante il periodo natalizio, ma adesso mi sto allenando e sto continuando a giocare. Senti, posto 4 banda, quindi una giocatrice che ovviamente riceve ed attacca. Quali sono i tuoi pregi ed ovviamente gli spazi invece in cui puoi migliorare? Partendo dal presupposto che secondo me in ogni campo si può migliorare. Credo che il mio punto di forza sia l'attacco, mentre in seconda linea posso puntare a fare molto di più. A chi ti ispiri come giocatore o giocatrice, ovviamente di pari ruolo o anche di altri ruoli, magari come indicazione? Quest'anno per me è stata una grande fortuna poter avere nella squadra a mio fianco Eva Mazzocchi, che quando aveva la mia età, quindi in 18 anni, giocava in Serie A. E per me è un grande punto di riferimento, sia a livello tecnico, ma soprattutto a livello umano e di sicurezza che dà alle compagne in campo. Tu giochi con tua sorella, che è un'altra rispetto a Margherita, che gioca a Pisogna, se non mi ricordo, direi che è una dinastia di giocatrici, le altre due palleggiatrici e tu la banda. Chi è la più brava delle tre? Non lo so, forse bisognerebbe chiederlo a mamma e papà. No, comunque è bello poter trovare mia sorella in campo, perché posso dire che è anche la mia migliore amica, quindi conto molto sul suo aiuto. Spesso nei momenti di difficoltà in campo mi basta darle la mano e così ripartire. Senti Beatrice, ma con tua sorella parlate di pallavolo anche a casa o si esaurisce all'interno della palestra, diciamo, questo mondo della pallavolo? No, pallavolo possiamo dire proprio che è il nostro pane quotidiano, perché anche a tavola, per esempio, con i nostri genitori è l'argomento principale delle nostre conversazioni.